Ringrazio l'ingegner Cirillo, secondo il programma avrei dovuto concorrere nella prima fase alla presentazione della 13ª edizione 2017 del rapporto annuale sull'ambiente urbano in rappresentanza del sistema agenziale, cioè delle 19 agenzie regionali e le due agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente. Poi, a causa di un inconveniente che ha determinato un ritardo, recupero in questa seconda fase, peraltro conclusiva, sottolineando dal nostro punto di vista la importanza della presentazione di questo rapporto, che ha notevole rilievo nell'ambito della pur copiosa ed articolata reportistica in ambito ambientale, anche perché il rapporto sull'ambiente urbano focalizza con una mole di dati veramente ampia le problematiche ambientali, gran parte delle quali si concentrano sotto il profilo qualitativo e quantitativo nelle aree urbane e metropolitane del territorio nazionale, per quello che esse rappresentano sotto il profilo della concentrazione di popolazione residente, di insediamenti, di infrastrutture. In realtà le città sono il cuore della vita, delle attività, della socializzazione, di produzione di beni e servizi, e sono anche però la fonte, più diffusa di quegli elementi e fattori inquinanti che compongono l'articolata problematica ambientale del nostro paese. Il rapporto è alla sua 13ª edizione e nelle edizioni annuali è andato progressivamente ampliandosi per la ricchezza di contenuti, di profili tematici, di dati, e dal 2009 il rapporto ha alla base soprattutto i dati che provengono dalle agenzie ambientali, prima ancora che le agenzie venissero a comporre l'attuale sistema nazionale, come codificato dalla legge di riforma, dalla 132 del 2016, che in fase di lenta, faticosa ma progressiva attuazione, e naturalmente la collaborazione tra le agenzie con l'organo di coordinamento centrale, che è l'ISPRA, che era una collaborazione già preesistente, si è andata consolidando, e quindi la presentazione di questo rapporto può considerarsi a giusto titolo un prodotto di sistema consolidato. Vi è una pluralità di dati da molteplici fonti ufficiali, anche dati ISTAT, ma i dati fondamentali che danno l'anima, a questa rappresentazione provengono dal sistema delle agenzie, e non sono freddi dati statistici, ma derivano da quelle attività e prestazioni tecniche che le agenzie delle regioni e delle province autonome erogano quotidianamente sul territorio. E in questo naturalmente meritano un vivo ringraziamento gli operatori professionali del sistema ambientale, che con competenza e qualità e professionalità operano sul territorio, pur tra mille difficoltà, sia per spesso carenza di risorse umane e finanziarie adeguate rispetto alla mole sempre crescente dei fabbisogni, sia anche perché operare come agenzie in un contesto così ambientalmente stressato significa spesso essere esposti anche a ingiuste campagne denigratorie e di delegittimazione, che è facile attivare in un contesto critico da parte di una opinione pubblica che, quanto più giustamente chiede, tanto meno talvolta crede negli apparati e negli strumenti tecnico-operativi. Naturalmente, nel dare il mio contributo alla presentazione di questo rapporto, cosa che immagino sia stata fatta egregiamente stamattina dall'ingegner Cirillo e dal presidente Laporta, proverò brevissimamente a esprimere qualche riflessione, qualche contributo che proviene dalla mia esperienza, peraltro sostanzialmente di neofita, quale commissario dell'ARPA Campania,
perché la Campania è una regione che è un laboratorio, è un concentrato di criticità ambientali spesso rappresentativi di quelle di molte altre regioni con problematiche analoghe. Il rapporto è estremamente interessante, si snoda in 11 capitoli a partire dalla considerazione di base dei fattori sociali e economici, demografici, quindi la demografia della popolazione ma anche quella delle imprese, perché poi la valutazione ambientale di un territorio si fa sulla base dei criteri della popolazione residente, dell'estensione, della densità ma anche del numero di imprese, che significa poi il numero di controlli di AIA statali e regionali che vengono attivate su quel territorio. E naturalmente il rapporto considera 119 città, quindi capoluoghi di provincia, con l'inserimento di 3 centri non capoluogo scelti, diciamo, per indice demografico, che sono Cesena in Emilia-Romagna, Guidonia Montecielo nel Lazio e Giuliano in Campania, che è la terza città della Campania dopo Napoli e Salerno ed è anche una città che è un crocevia di delicatissime problematiche ambientali e di controverse localizzazioni impiantistiche. E gli indicatori sociodemografici danno degli elementi di interesse, tanto per dire, come è noto, Roma è l'area metropolitana più estesa, Milano e Torino sono quelle che registrano la maggiore intensità di popolazione straniera residente, Genova è il maggior indice di vecchiaia, Napoli e Palermo, Napoli in assoluto il maggior indice di pressione demografica. Vi è tutta la problematica relativa al consumo di suolo, che è un fenomeno molto rilevante nelle aree urbane e metropolitane, che dovrebbe far parte di politiche ambientali e territoriali urbanistiche. Viene sviluppata l'analisi delle infrastrutture verdi e con riferimento a quelle che sono le matrici di interesse ambientale, l'analisi con molti dati della problematica delle acque, quindi dell'inquinamento idrico, dell'inquinamento atmosferico e quindi della qualità dell'aria, la gestione dei rifiuti urbani, le attività industriali in ambito urbano e periurbano, la problematica che si collega a quella dello smog, dell'inquinamento atmosferico, della mobilità e dei trasporti, le altre forme di inquinamento, quello elettromagnetico ed acustico, con le azioni per la sostenibilità locale e un particolare riferimento alle 14 aree metropolitane che nell'ambito dei contesti urbani rappresentano le concentrazioni ancora più massicce, le 10 aree metropolitane statali e le 4 delle regioni a statuto speciale, cioè Cagliari, Palermo, Messina e Catania. Dal nostro punto di vista della esperienza campana, diciamo un tema che più degli altri all'attenzione dell'opinione pubblica e visibilità mediatica è quello dell'inquinamento atmosferico. Siamo nel mese di dicembre, che è uno dei mesi più difficili, oddio, anche il periodo estivo, a causa dei focolai estivi che sono stati particolarmente violenti e che hanno ovviamente avuto delle gravi ricadute sulla qualità dell'aria, imponendo all'agenzia attività di monitoraggio straordinario dell'atmosfera, ma il mese di dicembre è il mese della massima concentrazione da un lato del traffico veicolare automobilistico pesante collegato anche alle festività natalizie, dall'altro e soprattutto del riscaldamento, quindi l'inquinamento da caldaie, da camini, ma una serie di cause che concorrono nei grandi contesti urbani e metropolitani. Ad esempio a Napoli anche nel dibattito pubblico c'è una viva discussione in ordine, come dire, all'attribuzione delle percentuali di responsabilità e delle quote di emissioni tra automobilisti, l'Automobile Club che polemizza con il porto, che è una grande infrastruttura collocata nel centro della città, a Napoli come a Genova, e con l'aeroporto, ma poi vi è anche l'inquinamento puntiforme prodotto da tanti esercizi, dalle pizzerie, da opifici in ambito urbano, quindi è una problematica complessa sulla quale le agenzie operano
a mezzo della propria rete di monitoraggio fatta di installazioni, di centraline fisse e di laboratori mobili che la integrano, e naturalmente con il compito di raccogliere dati che siano sempre più completi, attendibili, aggiornati, fruibili ed accessibili in tempo reale sul sito, oltre che da trasmettere alle autorità locali e ai sindaci in caso di sforamento delle soglie consentite dalla legislazione ai fini dell'adozione di quei provvedimenti contingibili ed urgenti che intervengono sulla circolazione, che sono per la verità provvedimenti spesso di scarsa efficacia strutturale ma necessitati dalla normativa. E quindi la importanza della comunicazione ambientale, che non è una comunicazione qualunque, così come il diritto di accesso alle notizie ambientali, che è un diritto diciamo molto più esteso e penetrante rispetto al più generale diritto di accesso che oggi le normative offrono ai cittadini, e anche l'effettivo controllo sociale che viene esercitato, quindi la pressione sulle agenzie per disporre di dati sempre completi, validati, accessibili, fruibili, spesso magari la difficoltà di lettura dei dati dà luogo anche a polemiche, a critiche che sono spesso ingiustificate. E così come noi viviamo in Campania, nell'area metropolitana di Napoli, ma anche diciamo in tutta la conurbazione costiera e anche nelle città medie, in particolare tra le province di Salerno, di Napoli e di Caserta, la concentrazione relativa alla problematica ad esempio delle bonifiche, le grandi bonifiche, quelle di Bagnoli Coroglio, dove con l'ISPRA c'è un'attività importante, l'area delle raffinerie di Napoli Est, ma anche una infinità e una miriade di piccoli siti, tanti siti potenzialmente inquinati, così come la problematica strutturale della gestione dei rifiuti, della depurazione, del collettamento fognario, e così la problematica dell'inquinamento da rumore, dei miasmi odorigeni, dell'inquinamento elettromagnetico, che sono tutte problematiche ambientali diffuse ovunque ma che hanno una particolare concentrazione e focalizzazione nei contesti urbani e che sono quegli elementi che incidono sulla vivibilità, sulla qualità dell'ambiente come percepita dai cittadini. Ora naturalmente l'aggiornamento di questi rapporti, la loro presentazione e la divulgazione è un elemento fondamentale, perché la conoscenza, l'allargamento, l'approfondimento della base conoscitiva è un dovere istituzionale e costituisce anche un presupposto sia per le politiche pubbliche, che sono le politiche della regolamentazione, del controllo, degli interventi, sia anche diciamo per i comportamenti, per gli stili di vita che nascono diciamo dalla conoscenza, dalla educazione, dalla sensibilità. Quindi l'elemento della conoscenza è fondamentale. Le agenzie non si occupano solo di questo, sono fondamentalmente strumenti di controllo, di monitoraggio, di prevenzione, molto spesso di supporto tecnico e scientifico agli enti territoriali di riferimento, non sono soggetti decisori ma sono fondamentali strumenti tecnico-operativi per le azioni di controllo tecnico, spesso anche a supporto delle autorità giudiziarie per la prevenzione e la repressione degli illeciti ambientali, ed è un compito crescente delle agenzie. Tuttavia le agenzie, pur avendo questo ruolo strategico, scontano, un po' come tutti gli enti pubblici, la sottodotazione di risorse finanziarie, che è una sottodotazione storica, strutturale, e di personale tecnico. E devo dire qua, sottolineando una peculiarità, in particolare le agenzie dell'Italia meridionale. Tra l'altro c'è una cosa curiosa: mentre normalmente, come è noto, nella pubblica amministrazione vi è un esubero di personale negli uffici pubblici dell'Italia meridionale, mentre sono sguarniti gli uffici del nord, viceversa nel settore delle agenzie ambientali, mentre alcune agenzie del nord sono storicamente ben strutturate, ben articolate, le agenzie dell'Italia meridionale, forse la Campania sotto questi versi è un po' anche meglio messa delle altre,
hanno, diciamo, questa sottodotazione che naturalmente sconta anche la gravissima difficoltà della finanza pubblica. Quindi è un'attività che viene dispiegata con il massimo impegno, ma naturalmente scontando delle condizioni di contesto difficoltose. Per cui io ho partecipato con grande piacere a questa presentazione e naturalmente ritengo che sia un elemento importante l'affinamento di questa capacità di conoscenza e di aggiornamento delle conoscenze, che avviene però non in modo isolato, né su base verticistica né su base strettamente territoriale, ma nella sinergia del sistema agenziale, che è una realtà che si sta, diciamo, gradualmente consolidando. Grazie. Grazie commissario Sorvino. Ho trovato particolarmente chiara proprio la declinazione dei compiti del sistema, perché poi spesso io nel lavoro che faccio anche dei comuni cittadini dicono: ma voi che fate? No? Ecco, noi facciamo quello che il collega ha detto, abbiamo dei compiti ben precisi, la normativa ce li affida, sono compiti delicati, cerchiamo di farlo sempre meglio e soprattutto mi è piaciuta la sottolineatura del comunicare, perché la gente deve capire cosa facciamo e le difficoltà anche a cui andiamo incontro nel difficile.